Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. In questa lezione ti parlerò degli impianti pterigoidei, che sono quella categoria di impianti superiore che ci permette di mettere i denti fissi in quei pazienti che hanno perduto completamente i denti, che non possono però usare impianti convenzionali con la tecnica All-on-4, All-on-6, ovvero tutti i denti su 4 o 6 impianti dentali concentrati nella parte anteriore 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci sono casi in cui qua anteriormente non c'è più osso e massimo possiamo andare a mettere 4 impianti perché le cavità dei seni mascellari sono molto espanse, ma oltre questo c'è anche la cavità nasale qua nella parte anteriore che ci preclude, o anche la qualità dell'osso, l'inserimento di impianti dentali convenzionali. Casi come questi possono essere risolti nella parte anteriore con impianti nasali, nella parte mediana, quindi a metà dell'arcata, con impianti zigomatici, ma poi ci sono casi in cui non possiamo né mettere impianti zigomatici, oppure possiamo mettere impianti zigomatici ma questi non riescono a uscire nella parte posteriore, ma per esempio l'impianto zigomatico esce abbastanza anteriore, che vanno risolti per mettere i denti abbastanza in fondo, quindi un'arcata abbastanza lunga, vanno risolti con degli impianti che si mettono in questa zona più posteriore. Questi impianti che si mettono in questa zona si chiamano impianti pterigoidei. Gli impianti pterigoidei non hanno necessità di ricostruttiva ossea perché si mettono nella parte finale della mascella e ci danno il vantaggio di poter mettere dei denti che sono più lunghi, quindi che vanno a permettere al paziente di masticare bene nella zona posteriore. Ci sono indicazioni agli impianti pterigoidei che vanno rispettate, perché se un caso può essere risolto tranquillamente con ricostruttiva del seno mascellare, sicuramente noi preferiamo andare a ricostruire il seno mascellare e mettere gli impianti che reggono poi la dentatura, ma ci sono casi in cui l'osso è molto riassorbito, parecchio verso l'alto, per cui non avrebbe senso andare a ricostruire il seno mascellare e allora preferiamo mettere l'impianto pterigoideo, magari impianto nasale, impianto zigomatico, e andare a completare l'arcata qua e ricostruire questa zona perduta con la protesi. Gli impianti pterigoidei sono una categoria di impianti superiori maxillofacciali che necessitano delle conoscenze approfondite della zona anatomica posteriore. Qua dietro passano delle strutture importanti, nervose e vascolari, che bisogna conoscere, andare a indagare prima dell'intervento con la TAC tridimensionale. Sono degli impianti che permettono al paziente di arrivare a masticare entro 24-48 ore e che negli anni si sono appunto dimostrati essere un'alternativa più che solida e durevole nel tempo. Io ti faccio un saluto qua dalla Moldavia.